E un saluto da Darko e Clo! Ciao ragazzi, rieccoci qua nel nostro campionato giurassico e oggi andremo a vedere nella terza fase il combattimento di... Certo ragazzi, oggi faremo la semifinale e la finale! Wow! Ragazzi, quindi allora, iniziamo con... Nella semifinale avremo Aldo contro Francesco e poi Saic contro Giovisei. Allora, Aldo ha un succo Mimos contro Francesco che ha una trice. Esatto, quindi ragazzi ci vediamo quando sono pronti. Oh, bene, bene, guardate ragazzi, stanno uscendo. Oh, guardate qua la trice. Vediamo se questa trice oggi ci farà vedere qualcosa oppure continuerà a scappare come ha fatto sempre in tutte le altre volte. Certo, ragazzi. Sta già scappando perché c'è... il succo Mimos è già in procinto di fare danno. In tantissimi questo campionato hanno scelto la trice. Sì, ragazzi. Però... mi sa che però non è stata una buona scelta, eh. Adesso succo Mimos riprenderà ad attaccare. E poi non è detto, guardate! Mamma mia, ragazzi, quanto gli ha tolto! Colpo di scena, chissà come andrà, ragazzi. Si sono dati un colpo a testa, ma per adesso è in vantaggio l'attrice, che se la sta fuggendo di qua. Di brutto, gli basta dare un altro colpo fatto bene, che è a posto. Oh sì, ragazzi. Guarda che il succo Mimos ritorna, ma non ha voluto approfittarne. Rischia. No, Trice non riesce a prendere le misure. Trice, misurati bene. Oh, ragazzi. Oh, e vi dico che ha vinto l'attrice. Oh mio Dio. Oggi l'attrice ci ha fatto sognare. Ha vinto l'attrice di Francesco. Sorprendente. Grandissimo. Non l'avrei mai detto. Sono sotto shock, ragazzi. Anche io, ragazzi. Quindi Francesco passa alla finale. Grandissimo. Complimenti, Francesco. Ok ragazzi, il secondo combattimento della semifinale sarà quello tra Savic con il Baryonyx e Giovisei con un'altra trice. Bene ragazzi, allora vedremo questo secondo combattimento un po' simile quando sono usciti tutti quanti. Oh, bene ragazzi, guardate, si sono aperte le gabbie e andiamo a vedere un po' se questa trice sarà meglio come l'altra oppure no ragazzi. Il Baryonyx, guardate il Baryonyx che parte già all'attacco. Baryonyx parte già all'attacco. Sta già andando. Si attaccherà come un Velox. Cosa farà il Baryonyx? Cercato di colpirlo, ma mi sa che è un po' lento il Baryonyx nel dare i colpi, Vediamo un po' che ci riprova, riparte alla carica. L'attrice prova a usare la strategia degli alberi, ma non ha funzionato. Ma non gli ha fatto niente, ragazzi. Aiuto! Ai, ragazzi, se l'attrice lo prende, vince l'attrice, Perché mi sa che un colpo dell'attrice su un Baryonyx è letale. Vedete, il Baryonyx lo colpisce, l'attrice si ferma, ma non subisce niente. Perché ha sentito un po' di solletico. Una punzecchina del Baryonyx. Mi sa che il Baryonyx non ha tanta speranza. Vediamo un po' se... forse non sta riuscendo a prenderla bene, ragazzi. Vediamo un po'. Guardatelo. Vedete, non riesce a colpirla bene. Infatti non lo sta colpendo in effetti, ragazzi. Non gli sta facendo. No, gli si è messo davanti. Ai. Aia. Oh mio Dio, cosa ha schivato. Sto a giro il Baryonyx l'ha colpita e l'ha buttata a terra. Per un pelo, ragazzi. Un po' gli ha fatto, dai, ragazzi. Sì, per un pelo, ragazzi. Ciappa il codin. Dove andai? Guardatelo. Non demorde, il Baryonyx. Oh, l'ha ributtata a terra, ragazzi. Gli sta togliendo non tantissimo, però un po' di danno glielo sta facendo, perché guardate, la vita dell'attrice è molto molto bassa adesso. L'attrice l'ha colpito a distanza, ragazzi. Come cavolo, l'attrice l'ha colpito a distanza, non l'ha ucciso, infatti mi sa che l'ha preso tipo di striscio. Come è possibile? Io non riesco a capire. Però non è stato subito letale, gli ha tolto più della metà e infatti adesso il Baryonyx è andato a vendicare l'attrice e con un pochissimissima vita, ragazzi. E adesso vediamo un po' se l'attrice riuscirà a dargli un altro colpo a distanza. Guardate. Ragazzi, l'attrice ha ricolpito il Baryonyx. Il Baryonyx sono più o meno uguali, anzi, forse l'attrice ha un po' più di vita. Vediamo un po'. Ragazzi, tac. Siamo all'atto finale, ragazzi. Siamo all'atto finale di questo combattimento. Trice e Baryonyx con la stessa vita. Il Baryonyx in coda e colpisce e vince il Baryonyx. Ha vinto Savic. Bravissimo Savic. Complimenti Savic, che ti sei giudicato la finale. Grandissimo.
Ok ragazzi, eccoci qua, siamo arrivati nell'ultimo combattimento, siamo arrivati alla finale ragazzi. Vediamo chi vincerà tra Francesco e Savic. Complimenti ragazzi, complimenti. Che vinca il migliore, quindi vediamo. Abbiamo un po' il T-Rex di Francesco contro l'anchilosauro di Savic. Bene bene ragazzi, quindi ci vediamo quando sono pronti i nostri dinosauri. Ok ragazzi, ecco che si sono aperte le gabbie ed è uscito il T-Rex. Vediamo un po', chissà se l'anchilosauro ce la farà con la sua coda allontanare, tener lontano e fargli male al nostro T-Rex. Chi lo sa ragazzi, sarà tutto tempo debito chiarito. Guardate ragazzi, il T-Rex è partito. L'ha colpito, credo, no, non so. Ah no, è l'anchilosauro che ha colpito il lo continua a colpire, ragazzi. Oh, oh, bene, l'anchilosauro è partito bene. Vediamo se il T-Rex capisce che non deve stargli dietro. Chi vincerà questo campionato giurassico 2017? Mamma mia, ragazzi. Un anchilosauro o un T-Rex? Vediamo che il T-Rex è molto timoroso ad andare ad attaccarlo, ragazzi. Guarda, guarda, passa da dietro e si è subito un altro danno. Devo dire che anche il T-Rex non scherza in fatto di resistenza, eh. Il T-Rex ci riprova, ragazzi. Sta ripartendo e si becca un'altra codata in faccia. Porca! Mamma mia, ragazzi. Tu T-Rex non è molto furbo, ragazzi. Questo T-Rex non sta capendo molto la situation. Non sa bene come fare, perché vedete, adesso è nel panico, non sa come gestire la situazione. Perché si è preso delle belle codate già dall'inizio. Sta andando. Vediamo se è più veloce. Oh, è stato più veloce sto giro, ragazzi. E gli ha tolto un pochettino, eh. E per fortuna è riuscito ad allontanarsi in tempo per evitare la coda dell'anchilosauro, ragazzi. Va. Però da dietro rischi. E infatti un altro colpo gli è andato a segno. L'anchilosauro riesce a colpire ancora. E riparte sto giro, è da davanti. L'anchilosauro si è girato. Ai, ragazzi. Vediamo se il T-Rex riesce a fuggire o le prende. No, non è stato colpito. Quindi, ragazzi, si sta avvicinando alla fine. Diciamo quasi. È a metà l'anchilosauro. Ai. Era partito bene, ma poi. Esatto, si è girato nel messo, si è rigirato giusto, vediamo. Il T-Rex ha visto che si è girato e quindi lo va a prendere dal lato. E ce l'ha fatta ricolpirlo, ragazzi. Il T-Rex ha capito come funziona, come poter sconfiggere l'anchilosauro. Adesso l'anchilosauro sta tutto a te come muoverti e usare la coda al momento giusto. Ah, niente, ragazzi, si è velocizzato il T-Rex, eh. E infatti è riuscito a dargli due colpi di fila. Un terzo colpo non è riuscito a darlo perché si è beccato una codata. Ma comunque l'anchilosauro è messo un po' male, ragazzi. Ritorna il T-Rex. No, ha cambiato idea perché ha visto che si sta muovendo. Non sapeva dove si sarebbe girato l'anchilosauro. Sta ritornando perché adesso vede che è forse impossibile. No, l'anchilosauro si sta rigiando. Rischia il T-Rex. E ha preso un'altra codata, ragazzi. Vediamo un po'. Ha preso una codata bella grossa. Ma però c'è ancora tanta vita il T-Rex. Scegliere il T-Rex è stata davvero una mossa astuta. Oh sì, ragazzi. Guardate, manca poco, gli ultimi colpi per il T-Rex e dovrebbe aver vinto il T-Rex, ragazzi. Però mai dir mai, eh. Perché se l'anchilosauro riesce a girarsi bene nelle ultime fasi e colpire sempre il T-Rex, potrebbe farcela. Vedete, sto giro il T-Rex le ha prese. Adesso anchilosauro si giri, bravo, bravissimo. Guardate, vede, anche anchilosauro ha capito un po' come deve piazzarsi. Anchilosauro è molto furbo. Oh sì, sta reggendo abbastanza bene, devo dire. Si giri un po' perché vede che là il T-Rex sta studiando il momento giusto per venire a colpirti quando meno te lo aspetti. Quindi mi raccomando, ecco, si attivi. Guarda che arriva, faccia andare la coda. E ce l'ha fatta di nuovo. Guardate l'anchilosauro come furbo, ragazzi. Questo anchilosauro è proprio furbo. Adesso però non sa che non fa in tempo a girarsi. Il T-Rex non ha voluto approfittarne, ha avuto paura. E se è andato là in fondo. È sulla difensiva. C'ha paura, il T-Rex ragazzi, c'ha paura, eh. Il T-Rex c'ha paura e l'anchilo deve fare la cacca. L'ha fatta una cacchetta.
per quello che si è appuso. Sei distratto, fece. Cosa succede? Cosa succede? Perché? Cos'è? Un'animazione? Un'animazione? Sta andando un'animazione, ragazzi. Finiamo il combattimento con un'animazione e vince il T-Rex. Ragazzi, l'animazione. Grande per l'animazione, ma ha vinto il T-Rex e l'anchilosauro non ce l'ha fatta. Ha vinto Francesco! Grande Francesco! Complimenti, Francesco! Ok, Francesco, tu riceverai l'attestato che dichiara che hai vinto il campionato giurassico 2017. Attestato di campione supremo! Esatto! Quindi, comunque, ragazzi, per quelli che non hanno vinto, avranno l'attestato qua sotto, quelli della con seconda il grado fase. Che sono arrivati. E i vari gradi che avete fatto. Gli ultimi, quelli. Adesso c'è quello di Savic, di Gioviseida, che avete qua sotto. Quindi, ragazzi. Di Aldo. Sì, anche di Aldo, vero, giusto? Quindi, ragazzi, direi che questo campionato giurassico 2017 finisce qui. Adesso ci organizzeremo per fare un altro, non sappiamo ancora quando farlo e quando farlo uscire. Quindi, però, voi rimanete comunque, studiatevi bene quali dinosauri per il prossimo campionato volete scegliere. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Quindi, se questo video vi è piaciuto e volete aiutarci a crescere, potete iscrivervi al canale, condividere questo video, lasciarci un bel like e un commento qua sotto. E potete trovarci sui nostri social network, che sono Facebook e Instagram. E potete venire a parlare, a scrivere, a fare quello che più vi piace nel nostro server di Discord, che anche quello lo trovate qua sotto in descrizione. E che dire, da Dark Clue è tutto, ad un prossimo video! Ciao ciao!